Eccoci qui per questa nuova recensione. Oggi vi porto questa bellezza, Tissot Seastar 1000 Powermatic 80. Allora ragazzi, questo orologio è da un po' di tempo che volevo recensirlo. Intanto mi scuso se magari l'audio non è all'altezza, però il microfono mi ha abbandonato. Ne ho comprato un altro, ma il corriere ancora me lo deve portare. Amazon è stranamente in ritardo, quindi ci dobbiamo arrangiare col microfono della nostra bella ZV1. Vi dicevo, per quanto riguarda questo orologio, era da un po' che volevo portarlo sul canale, anche semplicemente per il fatto che comunque Tissot sta facendo veramente una bella lineup di orologi in questo momento, perché abbiamo il PRX, adesso hanno fatto il PRX, quello là diciamo small da 36 mm se non erro, abbiamo il Seastar che è questo qua, quello là automatico da 43 mm. E poi oltre questo, in questi giorni mi arriverà anche il piccolino di questo qua, che se non mi sbaglio hanno fatto sempre 36 o 37 mm, però è al quarzo. Poi ovviamente lo andremo a vedere da vicino, adesso non ricordo tutte le specifiche. Poi ovviamente abbiamo i PRX classici. Comunque diciamo che Tissot sta facendo finalmente una bella lineup di orologi. Tra l'altro c'è anche il crono col 7750. Quello là anche lo andremo a vedere in colorazione bianca e nera. Sto aspettando comunque che mi arriva. Quindi Tissot comunque sta facendo un grande lavoro e mi faceva piacere portare questo orologio, anche se comunque è un orologio che sul web si è visto già abbastanza. Questo colore verde poi secondo me è veramente stupendo. Ringrazio come sempre la gioielleria Monti perché mi ha dato la possibilità di recensire questo orologio. Vi ricordo che con il codice Collector nel carrello online della gioielleria Monti potete risparmiare sempre il 15% di sconto. Fanno spedizione in 24-48 ore, sono veramente persone molto diciamo brave e preparate, quindi vi consiglio di acquistare là se avete qualche esigenza di orologi che vendono loro. Considerate che soltanto che il codice sconto non vale sulle serie limitate Seiko. Per quanto riguarda comunque il canale, ragazzi, è molto importante che mettete mi piace al video adesso, che vi iscrivete se non mi seguite e che comunque cliccate sulla campanella. Stiamo diventando sempre di più ed è importante comunque andare avanti. Adesso andiamo a vedere questa bellezza da vicino. Vai! Allora ragazzi, eccoci qui con questa bellezza, perché raga, nulla da dire, è un orologio che secondo me esteticamente è veramente bello da vedere e comunque ha anche una discreta lavorazione. Non ha una cassa, diciamo, classica, è un orologio che si vuole comunque distinguere. Partiamo per gradi, andiamo per le dimensioni, 43 mm la cassa, quindi diciamo una cassa abbastanza grande, fortunatamente almeno si sono tenuti di un millimetro sotto i 44, 47 mm con la corona che è bella qui incassata, grande e bella da prendere, abbiamo un lag to lag però sui soli 50 mm, il che comunque ragazzi vedete che le anse sono abbastanza corte e questo comunque fa recuperare dimensione sul braccio, dopo andremo a vedere. Lo spessore è di soli 13 mm, per un 300 metri siamo nella media, considerando anche il calibro che incassa, e abbiamo un cinturino un po' strano, anomalo, diciamo 21 mm, che finiscono a 20. Comunque c'è, anche se quasi non si nota, c'è giusto giusto un pochino che l'orologio, diciamo, si restringe qua. Allora, qualche altra cosa che comunque ho visto un pochino sul web è del fatto che si dice che l'orologio abbia gli indici sottodimensionati. Allora, questa qui è una cosa che sinceramente, raga, anche io pensavo prima di averlo tra le mani, che comunque l'orologio da 43 mm ha gli indici un po' piccoli effettivamente, anche se poi se lo tenete qualche giorno con voi, questa cosa è una cosa di cui non vi rendete nemmeno più conto, anche perché hanno fatto comunque le sfere veramente molto molto grandi, quindi forse è stata per volontà di avere le sfere veramente importanti che hanno fatto gli indici, vedete le sfere come sono importanti? Hanno fatto gli indici un pochino più piccoli, che poi tra l'altro lo fa anche distinguere dagli altri orologi. Gli indici comunque sono tutti applicati, come vedete, il quadrante è di un bellissimo, in questo caso verde soleil, che va poi a diventare nero sui bordi. Raga, il colore è bellissimo. Abbiamo datare a ore 6, in alto scritta Tissot, con l'anno 1853, e sotto poi abbiamo la scritta Seastar Powermatic 80 e poi i 300 metri, 1000 foot, eccetera, eccetera. Perché, se non mi sbaglio, il vecchio non portava la scritta Powermatic 80, oppure mancava, no, mancava la scritta dei metri sotto, c'era soltanto scritto Seastar e Powermatic 80. Adesso hanno aggiunto un'altra riga. Secondo me il quadrante è ben riuscito. Abbiamo una ghiera in ceramica a 120 scatti che veramente funziona molto molto bene, molto molto solida. Sentite com'è
È veramente solida, anche andando indietro comunque non ci dà proprio gioco, ha pure un buon grip qui di lato. Comunque abbiamo ceramica, vabbè, tutto diciamo ad un certo livello, perché ci troviamo una ghiera in ceramica con il dotto luminoso, abbiamo indici applicati, abbiamo vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. Poi, se devo essere sincero, a me la finestrella data con sfondo nero ad ore 6 non dispiace, ragazzi. Allora, con gli indici come sono questi indici qua, forse la potevano mettere anche qui senza rubare l'indice a ore 3, oppure anche mettendola a ore 4. Però vi devo dire la verità, circolare qui in basso non mi dispiace assolutamente, perché comunque è abbastanza simmetrica con l'indice in basso e con quello là sopra. Comunque si crea una certa simmetria verticale. Sfere, come vi dicevo, sono belle importanti, niente male. E abbiamo la sfera dei secondi che comunque ha un piccolo tot luminoso e la T di Tissot sul retro. Vedete? Quadrante che è abbastanza schiacciato, non ha una grandissima profondità. Guardate, gli indici sembrano quasi sospesi. Veramente niente male. Qui c'è da fare anche una menzione alla cassa, perché non è una solita cassa, diciamo, che magari è tutta luce o tutta satinata di lato. Ora vedete, porta questa fessura qui di lato, è tutta satinata con la fessura solo lucida, cosa che viene anche ripresa da quest'altra parte. Guardate che bel lavoro. Abbiamo soltanto questa piccola parte lucida. Corona con la T grande di Tissot e quest'altra parte lucida. Comunque la cassa, raga, veramente ben fatta. L'orologio pesa 180 grammi. Abbiamo un bracciale che ha questo tipo di maglia, maglia che io non adoro tanto. Infatti, se vedete anche un pochino, c'è da indossarlo un po', perché su questa parte qua è un pochino rigida da quest'altro lato. Vedete? Non fa tanto movimento, ma l'orologio che su me va un pochino indossato. Comunque abbiamo una maglia che comunque è bella spessa, e tra l'altro il cinturino, che è un'altra cosa che non mi piace, che non mi fa impazzire, è che ha soltanto 3 microregolazioni. Io ne preferisco sempre 4. Tra l'altro la chiusura è pure un pochino, secondo me, corta per pure la grandezza del bracciale. Però in più qui abbiamo, a parte la T di Tissot, che è proprio, vedete, è proprio affonda proprio nell'acciaio, il che non mi dispiace. Abbiamo anche la lungatura per metterlo sulla tuta da sub, vedete? In un attimo ci sta, perché comunque dai, un orologio 300 metri vuole anche avere alcune caratteristiche. Fondello ancora lavorato, perché ragazzi, riprende tutta la lavorazione della cassa. Il fondello ha una bellissima lavorazione, dove troviamo il nostro calibro Powermatic 80 con rotore anche personalizzato Tissot. Calibro che sappiamo che deriva dal 2824 di ETA. Un calibro molto molto affidabile, di dimensioni abbastanza generose, un 25,6 mm di dimensione, 80 ore di riserva di carica, per questo 80 ore Powermatic 80. Ha una spirale in Nivacron per gli ultimi modelli, che è una spirale che comunque ha basso contenuto magnetico, a base di titanio, che serve proprio per diciamo, evitare i magnetismi. Dalle 28.800 alternanze ora del 2824, che facevano diventare la lancetta un po' più fluida, si passa, se non mi sbaglio, a 21.600 alternanze ora. Praticamente tutta la frequenza viene abbassata di un hertz. Questo cosa ci dà? È vero che la lancetta, vedete, non è proprio fluidissima, però si allunga, si raddoppia la riserva di carica da 40 a 80 ore, e questo tecnicamente dovrebbe dare anche più longevità al movimento, con revisioni che vengono fatte a periodi un po' più lunghi. Comunque sono calibri collaudati, e poi un calibro che conosciamo molto bene, un calibro molto buono, che porta comunque il prezzo di questo orologio intorno ai 770 euro, se non erro. C'avevo il cartellino, scusatemi. Il prezzo di listino è di 775, contro, se non mi sbaglio, i vecchi che andavano sui 690. Il prezzo, ragazzi, non è un prezzo basso, considerati 10-15% di sconto, anche arrivati a 20, però comunque si porta a casa un qualcosa più di 600 euro, il che comunque non è male, perché l'orologio è un orologio completo. Parliamo di un 300 metri, vetro zaffiro, ghiera ceramica, movimento comunque di base ETA 2824, cioè i contenuti ci sono, un orologio robusto. Poi Tissot ci dà pure veramente una bella scatola, c'è una bella lavorazione, quindi diciamo che non mi sembrano tantissimi, considerato lo sconto. Un sconto del 15% che potete già usare dalla gioielleria Monti, comunque lo portate già con meno 100 euro più o meno, quindi già sui 650 euro.
Se riuscite a fare ancora meglio, comunque è un orologio che secondo me può essere acquistato e può entrare in collezione. Considerate comunque un orologio veramente molto personale. Abbiamo la corona ovviamente a vite, fondello a vite, 300 metri, doppio scatto, funziona veramente bene. Poi tra l'altro la corona è studiata bene, si prende proprio in mano benissimo. Vedete la finestrella data? Ecco qua. Mamma mia. Corona che si chiude benissimo, tra l'altro logata. Per questo vi dicevo che tutta questa lavorazione richiede comunque un prezzo. E il prezzo, secondo me, considerato il calibro e le caratteristiche, non è sbagliato, perché trovare qualcosa che gira intorno ai 500-600 euro, che ha queste caratteristiche, raga, non è semplice. Dovete prendervi per forza qualcosa che comunque non ha un marcio affidabile, anche di assistenza, eccetera, eccetera. Quindi fate sempre attenzione a quello che acquistate. Per quanto riguarda, ragazzi, il canale, vi ringrazio sempre, continuate a seguirmi, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao. Ah, no, mi dimenticavo, perdonatemi. Mi sono ricordato subito adesso, la prova al polso. Perché altrimenti poi me le venivate a dire che non avevo fatto la prova al polso. Chi è arrivato fino alla fine la vede la prova al polso. Ecco qua, l'avevo dimenticata. Vedete, io ho un polso da 17-18, 17-18, considerate che essendo un 43 mm è importante, ma guardate il lag-to-lag come snellisce il tutto, non è un orologio che assolutamente sembra enorme al braccio. Per questo, ragazzi, ci sono sempre degli escamotage, non è detto che dobbiamo per forza comprare 40 mm, perché possiamo comprare al posto di un 43 un 40 mm, però che è comunque un lag-to-lag di 49-50 mm e arriviamo sempre là. Invece questo qua ha un lag-to-lag meno pronunciato e una cassa un pochino più importante. Tra l'altro la luminescenza non è per niente male. Vi lascerò poi una macro della luminescenza a seguito. Ci vediamo per la prossima recensione. Ciao!